Dopo oltre 50 anni di conclamata fedeltà, il rapporto tra italiani e televisione sembra attraversare un momento di crisi. Forse l'addio non è ancora alle porte, ma sicuramente siamo davanti a un punto di svolta. Le prime avvisaglie arrivano da un meno 10% registrato da una ricerca JFK nelle vendite degli apparecchi televisivi tra gennaio e luglio 2017. C'è di mezzo un'altra, inutile prendersi in giro, anzi, altri. L'aumento dell'offerta dei contenuti televisivi è andata di pari passo con l'aumento dei device con cui fruirli, dagli smartphone ai tablet. Inoltre il web sta acquistando sempre più rilevanza. Solo nel 2016 la spesa per vedere contenuti online in abbonamento è stata di 88 milioni di euro, pari a un aumento del 69% rispetto al 2015. Spiccioli se paragonati ai 4,9 miliardi spesi per la Pay TV, in crescita del 9% secondo i dati raccolti da Doxa insieme all'Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano. L'abitudine però dura a morire e lo dimostrano i differenti approcci al web in base alla fascia di età. È soprattutto tra i millennials, cioè le persone nate tra il 1980 e il 2000, che internet sta diventando il mezzo più usato per la fruizione dei video. Il 56% di loro è alla ricerca di un contenuto specifico e non interessa tanto se è trasmesso in TV o su internet. La percentuale si abbassa al 48% per le persone tra i 35 e i 54 anni e al 43% per quelle tra i 55 e i 75 anni. La vera sfida degli operatori sarà convincere gli italiani a sottoscrivere abbonamenti per usufruire di contenuti multipiattaforma e accessibili in qualsiasi momento. Fino ad ora le percentuali parlano chiaro: tra i millennials il 43% guarda programmi, film e serie TV in modo gratuito, mentre solo il 21% è disposto a pagare. Se è vero che Netflix ha avviato una rivoluzione, i contenuti free disponibili su YouTube o in streaming la fanno ancora da padroni. È per questo che gli operatori del digitale hanno compreso una grande lezione: puntare su offerte di qualità. Nell'era tecnologica per eccellenza, il grande amore per la vecchia televisione è continuamente messo a dura prova da nuove modalità di fruizione, sempre più personali e individuali. Continuando di questo passo, che ne sarà dell'impagabile piacere di guardarsi un film sul divano insieme a tutta la famiglia?